Buonasera. Il microfono. Luca, vai. Buonasera, mister. Buonasera. È molto difficile commentare una gara del genere vedendo una squadra che insomma ha messo il cuore oltre l'ostacolo, ha tirato fuori tutto quello che aveva. Facendo il computo delle due partite, so che a lei non piace parlare degli arbitri, però so che non ti piace parlare degli arbitri, però insomma, di fatto questa gara è stata decisa da un rigore all'andata, così, regalato dal direttore di gara all'andata, poi forse ce n'era uno anche stasera, al netto di vostri errori, di vostre situazioni, però quello è un episodio che in questa semifinale pesa come un macigno. Ma quello l'ho detto anche, la domanda sugli arbitri forse va fatta a qualcun altro, non a me, che ha competenza, no? Io voglio parlare dei miei e ho detto sono orgoglioso dei miei, ma secondo me la città di Parma deve essere orgogliosa di questo gruppo. Chiaro, ci saremmo, tutti avremmo voluto un esito diverso, però il percorso di questo gruppo, che all'inizio dell'anno e tutto quello che c'è stato e le critiche come se gli mancasse sempre qualcosa e un po' di anima, invece è stato un crescendo straordinario. E oggi vedere il Tardini, per me forse io l'ho visto quando ci giocavo così, in questo modo bellissimo, un clima straordinario di affetto, di partecipazione, di una squadra che ha voluto giocare fino all'ultimo contro una squadra forte, e poi nel doppio vantaggio l'ha spuntato il Cagliari. 180 minuti fatti con intensità, con voglia di giocare, con personalità, e l'abbiamo fatto a Cagliari, l'abbiamo fatto anche oggi, anche momenti in cui dovevamo soffrire, perché è una squadra, dall'altra parte c'è una squadra di rispetto. E poi insomma la situazione di Bogni è ancora più di grande dispiacere, perché ha strozzato in gola un po', e poco da aggiungere. Sì, giusto, erano sicuramente questa sera due grandi squadre che forse avrebbero meritato entrambe di andare avanti, ma lo sport è anche questo. Però andando quindi a parlare della partita, nel primo tempo squadra un po' contratta, avete pagato forse ancora le scorie di martedì? No, è che era normale, perché dall'altra parte noi siamo partiti anche bene, però dall'altra parte c'era una squadra che poteva gestire la situazione, il vantaggio, e poi però il secondo tempo non è riuscito a tenere il nostro ritmo, e abbiamo preso campo, siamo stati più bravi, abbiamo avuto, chiaramente non c'era tanto spazio per creare, ma il solito, però in quelle situazioni forse un pizzico di buona sorte, che in questo caso mi sento di dire, tra Zanimacchia e Bogni, forse avremmo meritato qualcosa in più. Ci siamo concesse, abbiamo concesso qualche ripartenza, ma è abbastanza, voglio dire, comprensibile, però grande dispiacere, grande amarezza. Zorlini. Sì, io andrei proprio alla fine, al termine dei 90 minuti di stasera, e quei lunghi minuti sotto la curva che applaudiva, che cantava cori con i giocatori, cioè dopo una sconfitta anche bruciante, insomma, per l'eliminazione si sperava tutti, è raro vedere così tifosi e la squadra che si ritrovano, e questo credo possa essere anche un bel punto di partenza in vista del futuro. Adesso è presto pensarci, ma insomma si inizierà la prossima stagione, ma c'è stato proprio un abbraccio ideale dei tifosi della squadra all'inizio, come era ovvio, ma anche alla fine, nonostante il risultato. Ma tanto questo è uno spot per il calcio, chiaro, è successo a Parma, noi stiamo vivendo questa esperienza in maniera diretta e quindi la possiamo saltare. Credo che vada bene anche proprio per tutto il mondo calcistico, in questo che troppo spesso lancia messaggi negativi. Io credo che oggi sia stata una gran bella cosa, e manifestazione bella, tutto chiaro, e poi c'è l'aspetto sportivo, tecnico, prettamente tecnico, e quello brucia, questo ce lo porteremo dietro. Io me lo porterò dietro come tutti i miei ragazzi, però questo deve essere uno stimolo per poi le prossime esperienze. Vale Strazzi. Buonasera mister, due domande. La prima, cosa ha fatto la differenza alla fine tra Parma e Cagliari?
Non saprei. Io parlavo 33% aspetto tecnico, aspetto 33% aspetto tattico, 33% aspetto motivazionale, e quell'1% è andato dalla parte del Cagliari. Lei resta? Sì. Ma a me mi sembra, anche prima, con se non mi caccia Kyle e il presidente, io credo che... Chiesa. Buonasera mister. Forse stasera sono mancati quei giocatori che potevano fare la differenza, no? Potevano dare il là a questa sfida contro una squadra che si chiude, il colpo di genio, i Vasquez, i Bernabé, i Mann. Sì, sempre sulle loro... abbiamo bisogno di qualità, io l'ho sempre detto, che per vincere partite ci vuole qualità, e sia quando le partite sono aperte che quando sono chiuse. Io credo che Mann, poi, quando già si è spostato a sinistra, è riuscito a trovare un po' più di spazio, perché la catena lavorava in maniera diversa. Non era semplice, però Camara è entrato bene, Bonni pure è entrato bene. Lì in quel caso veramente ci voleva qualcosa che potesse rompere, così come c'era stata la giocata di Bonni, perché è stata una giocata fantastica, bella, con il sinistro. Quello poteva rompere gli equilibri, in quel caso la partita, è chiaro, poteva prendere anche sul finale, mancava ancora un quarto d'ora, però poteva prendere... Ora, chiaro, l'aspetto tecnico, se non vogliamo parlare, forse Mihaila poteva dare qualcosa in più, ma non è semplice poi entrare e cambiare e stravolgere la partita. Ci ha abituato spesso a dei cambi durante l'intervallo, oggi non sono arrivati, perché la squadra era equilibrata e le piaceva così? Sì, io vedevo una squadra in equilibrio, volevo anche capire cos'era, se il Cagliari potesse fare qualcosa, potesse cedere dal punto di vista... E certo, il cambio di Circati è un po' complicato la strategia della gara, perché il cambio di Circati ha dovuto poi però insomma un infortunio. Ultima da parte mia, 180 minuti, rigiocherebbe quei 45 minuti della ripresa di Cagliari? Quanto avrebbe voglia di rigiocarli? Insistete sempre sulla stessa... Io, il secondo tempo è stato fatto per quello che doveva fare la squadra. 2-0 dall'altra parte, non abbiamo concesso nulla. Un primo tempo bellissimo da goduria, un godimento totale per chi lavora, per chi fa il mio mestiere, vedere giocare una squadra in quel modo è un godimento. E un secondo tempo che ci può stare, una squadra che non ha subito nulla. Quindi il Cagliari l'ha ribaltata e stop. Truppo. Mister, buonasera. Ranieri, prima di lei, ha detto il Parma ha buoni giocatori, un grande allenatore. Come si riparte dopo questa sconfitta? Adesso c'è voglia di stare a casa con la famiglia, perché brucia questa cosa, e poi si trovano le energie per ripartire assolutamente. C'è un club forte, una struttura forte, una struttura che è in grado di ripartire ancora con più forza, con più entusiasmo, e di questo io credo tutta la gente di Parma debba essere orgogliosa, fiera, perché c'è alle spalle una struttura. Sì, è vero, oggi c'è amarezza, c'è delusione, però poi su questo si può costruire un percorso importante. De Vincenzi. Cosa hai pensato al triplice fischio? La prima cosa che hai pensato? mi ritorna la partita di Cagliari, quello sì. Ma mi ritorna, però poi oggi io vedo i miei più amati per tutto il tempo, perché tenere il peso e farlo in questo modo e fino all'ultimo, perché ci hanno creduto fino all'ultimo, e poi insomma non ci sono riusciti. So che questa domanda ti farà arrabbiare, però io te la faccio. Dalla tribuna
per me ho pure gli occhiali, quindi penso di vederci bene. Su Som nel primo tempo era rigore. Dal campo come l'hai visto? Non ti chiedo un commento sull'arbitro, ti chiedo tu come l'hai visto dal campo. Come, non lo so, come l'ha visto Orsato? Io l'ho visto adesso in televisione, però di cosa parliamo? Sandro Piovani. Senti, secondo me in questa partita è stato un po' lo specchio di molto campionato, cioè che mancava quel giocatore, la punta, come si diceva una volta, perché sono stati fatti tanti cross, tante palle in area, e il Parma fa un po' fatica a trovare questa via del gol. Sei d'accordo? Non si poteva fare diversamente? Credo. Sì, questa squadra ha trovato un equilibrio. Io non parlo di una squadra perfetta, però una squadra che negli ultimi abbondanti 2 mesi e mezzo ha trovato un equilibrio e l'ha dimostrato sul campo, in grado di far gol, di giocare un gran calcio, di essere propositiva, e poi però quando non troviamo la via del gol dire che manca una punta. Per me mi sembra un po' riduttivo tutto quello. Sul finale c'era Benek, e mettere un'altra punta, se Circate non si faceva male sicuramente in campo ci sarebbe stata un'altra punta. Più di questo non potevo fare. Senti, hai portato il Parma, diciamo, nelle prime 4 aspiranti all'ultimo posto di Serie A. L'anno scorso, con la stessa squadra più Estevez che l'anno scorso, credo sia arrivata a 14esima, 13esima. È quel cammino comunque che ti aspettavi, al di là della delusione della mancata qualificazione alla finale, quando tu hai detto è una crescita costante che bisogna fare? Ma questo io l'ho detto sin dal primo momento, perché per costruire le squadre io credo che quest'anno abbiamo fatto quasi il doppio delle vittorie dell'anno scorso, e creare una mentalità vincente non è tanto vincere una partita e giocarla bene, però vincerla, giocarla bene, riproporsi, andare in settimana e riproporsi per vincere ancora un'altra partita, e su questo costruire. In più una squadra, ripeto, questa è una cosa che ormai insomma è una squadra giovanissima con diverse culture. Questa è la filosofia chiara del club, uno deve saperlo dove si trova, per io l'ho accettato, quindi nessuno mi ha costretto, però questo necessita del tempo, e il tempo far crescere il giovane e vincere le partite. E per me vedere Circati ad oggi giocare in questo modo con sicurezza, oppure lo stesso Som che era, o tanti giocatori, Bonni, per me è grande soddisfazione, è un motivo di grande soddisfazione, perché tutto l'ambiente ha lavorato affinché questi giocatori potessero crescere. Ultime due, Fava, poi chiudiamo. Mister, buonasera. Buonasera. Mi ricollego a questo discorso, ora che ha trovato, diciamo, la giusta quadratura, la ricetta. È finito il campionato. È finito il campionato, però sarà più facile, o comunque da qui bisognerà ripartire per l'anno prossimo, visto che lei ha appena confermato che rimarrà. Chiaro che per me è ancora più semplice, perché tante dinamiche, chi ci lavora dentro e ha la possibilità di conoscere anche i giocatori in maniera più profonda, e la metodologia, e quindi tutto questo è, agevola poi il percorso su cui costruire poi una squadra. Poi ci sono gli interventi del club, giocatori che devono arrivare, che vanno via, ma questo è un discorso che non è in questo momento, è poco attuale. Però sinceramente, sicuramente quando c'è un lavoro alle spalle, costruire sul lavoro, la base mi sembra già abbastanza alta, poi su questo si può costruire. Ecco, c'era anche il presidente Kraus, le chiedo se avete avuto modo di scambiare anche delle prime impressioni dopo la partita, se diciamo ha accolto questo esito, in quale modo il presidente, se avete avuto uno scambio di opinioni anche sulla stagione, oltre che sulla partita di oggi. No, ci siamo visti fino all'inizio della gara, poi nel post gara non c'è stato, non l'ho incontrato. Domani o in questi giorni sicuramente ci vedremo. Perfetto, grazie a tutti. Grazie a tutti. Tra poco.